vediamo allora alcuni aspetti del Porto Sepolto, sia la poesia sia la raccolta omonima, cioè con lo stesso nome. Con la raccolta, il Porto Sepolto, Ungaretti non vuole soltanto scrivere un diario di guerra, un diario personale di guerra, se no una poesia, come quella che abbiamo letto prima, il Porto Sepolto, non avrebbe senso, perché non parla propriamente di un aspetto, di un evento, di un'emozione legata alla tragedia della guerra, ma è una poesia che è un manifesto di poetica, cioè un testo in cui il poeta esprime la propria visione dell'arte e del mondo, il proprio punto di vista su come l'arte, la poesia interpreti il mondo e la vita. Quindi, vi dicevo, nel Porto Sepolto, per quanto ci siano appunto poesie con data, sono tutte con data, e che rispecchiano un percorso spirituale, poetico, umano e anche proprio fisico, reale, storico di guerra, il poeta Ungaretti vuole anche tentare di decifrare il mistero della vita, per poi offrirlo in poesia, cioè vuole arrivare ad avvicinarsi a capire quale sia il senso e la ragione della vita, per offrirla e offrire la risposta, almeno questi flash, queste illuminazioni che sente, che intuisce, offrirle attraverso i suoi versi. La poesia è dunque sostanza interiore, che parte dall'esperienza personale del poeta e che rappresenta una testimonianza. Le sue poesie sono molto interessanti da collegare all'esperienza della Prima Guerra Mondiale, perché questa parola pura, pregnante e significativa è come se ci portasse quasi di persona nelle trincee, eh? Però la poesia, pur partendo da un'esperienza personale, diventa anche, siccome è poesia, espressione di valori, di significati universali, eh? Scavando dentro di sé, in una momentanea illuminazione, il poeta può cogliere una scintilla di verità, un frammento da offrire in versi. Questo è il significato dell'espressione del titolo Il Porto Sepolto, una poesia scavata, un poeta che come un sub scende sotto la superficie della realtà, della vita, delle cose, per coglierne il senso, coglierne il mistero e offrirlo, in versi, non in modo logico, ragionato, non è una dimostrazione, non è un ragionamento, non è un'espressione dettagliata, ma è appunto una intuizione. Quindi si parla di cogliere, di scintilla, di frammento. Dunque, nel Porto Sepolto, in questo titolo, in questa espressione, possiamo cogliere l'idea che la parola è rivelatrice dell'ultima verità delle cose, dell'ultimo segreto delle cose. Qua c'è un riferimento chiaro ai simbolisti, infatti, ho riportato questo termine in lingua francese, l'inconnu, cioè lo sconosciuto, il misterioso. Noi abbiamo visto l'Albatros di Baudelaire, altre poesie, sempre di Baudelaire. In questo aspetto del cogliere il segreto delle cose è presente molto forte anche l'influsso di Rimbaud, e degli altri Verlaine, Mallarmé che abbiamo solamente citato. Quindi l'idea che ci sia un mistero, un segreto sotto l'apparenza delle cose da cogliere. Con i simbolisti, vi ricordo, Ungaretti aveva avuto contatti proprio durante la sua giovinezza trascorsa a Parigi.
Ungaretti è comunque diverso dai simbolisti, almeno interiormente come persona, perché è cattolico. È vero che in questa fase della vita che noi stiamo vedendo, il porto sepolto, l'allegria, si discosta un po', si discosta dalla religione cattolica, ma poi cristiano, diciamo, più che cattolico, ma che cattolico chiaramente, ma poi ritorna alla religione, ritorna alla fede. Inoltre, come vedremo in una poesia, nei fiumi e anche in altre, c'è in lui un senso di ricerca dell'armonia con la natura e con il mondo, mentre gli simbolisti sono prevalentemente atei, prevalentemente idealisti, cioè il mondo non corrisponde all'idea, è imperfetto, quindi cercano qualcosa di più, quindi ci sono delle differenze. La rivelazione poetica per Ungaretti accade nell'attimo in cui l'io profondo del poeta entra in sintonia con l'eterno e attraverso la poesia ne fissa l'illuminazione. Quindi si tratta di flash, di attimi, di momenti in cui il poeta sperimenta un senso di pienezza, di insomma, comunione con il creato, di armonia con la natura, un senso di risposta, ma non possono essere che brevi attimi. Torniamo un secondo sul linguaggio poetico dell'allegria. Vi dicevo che Ungaretti continua a rielaborare le poesie del Porto Sepolto anche dopo la guerra, modificandone alcune per renderle più essenziali. Poi ne aggiunge altre in ogni successiva pubblicazione, sicché quando si arriva alla raccolta definitiva dell'Allegria siamo a circa un'ottantina di poesie. Vi ho già detto anche che il titolo della raccolta via via cambia: Porto Sepolto 1916, Allegria di naufragi 1919, poi c'è un'altra edizione nel 22 e l'Allegria nel 31. Allora, come forma poetica abbiamo chiaramente il verso libero, verso spesso formato da una sola parola, quindi una poesia come frammento, come folgorazione su influsso dei simbolisti, di questo ho parlato poco fa nella slide precedente. Vi ricordavo l'importanza del titolo come parte integrante e insopprimibile del testo, già che le parole sono poche, è una poesia, una parola ricercata, parola pura, ricercata nel senso cioè cercata e scelta per il suo significato potente, però sono poche e quindi anche il titolo fa la sua parte e va letto quando leggiamo ad alta voce la poesia di Ungaretti. Mancanza di punteggiatura, questo notatelo quando leggiamo le prossime poesie, e qui troviamo l'influsso di Mallarmé ma anche dei futuristi, ne abbiamo già parlato. Al posto della punteggiatura ci sono forti pause, ecco il perché, versi di una sola parola o strofe molto brevi e poi intervallate da spazi bianchi, gli accapo e gli spazi bianchi. C'è una forte presenza della analogia, perché chiaramente se io devo fare una similitudine metto il come, questo è come quello, e quindi si perde la potenza della parola pura, perché sto scrivendo una frase un po' più lunga. Per togliere il come, avere un'analogia, rende più potente l'espressione. E essenzialità, poesie di pochi versi e versi di poche parole. A proposito della continua rielaborazione della poesia del Porto Sepolto fino all'edizione definitiva dell'Allegria, vediamo un esempio. Si tratta della poesia Fratelli. La poesia Fratelli inizialmente aveva il titolo Soldato, nella versione del Porto Sepolto del 1916. Le leggerò entrambe e così poi potremo vedere le differenze più chiaramente e potrete rifletterci sopra. Soldato, Mariano, il 15 luglio 1916. Di che reggimento siete, fratelli?
Fratello, tremante parola nella notte, come una fogliolina appena nata, saluto accorato nell'aria spasimante, implorazione sussurrata di soccorso all'uomo presente alla sua fragilità. Fratelli, Mariano, il 15 luglio 1916. Di che reggimento siete, fratelli? Parola tremante nella notte, foglia appena nata, nell'aria spasimante, involontaria rivolta dell'uomo presente alla sua fragilità. Fratelli. Ecco, io vi ho anche abbinato al testo della poesia un'immagine che rappresenta un germoglio, una fogliolina appena nata, perché a mio avviso vi aiuta anche a memorizzare una delle immagini fondamentali di questa poesia. Siamo in guerra e probabilmente uno dei soldati, incontrando soldati di un altro reggimento, di un altro battaglione, chiede, senza pensare spontaneamente, di che reggimento siete, fratelli, quindi apostrofandoli con questa parola, non dice amici, non dice compagni, addirittura fratelli. E questa espressione involontaria, nata dall'animo, evidentemente, fa riflettere il poeta. Fratelli, parola tremante nella notte, tremante, tremolante, come una fogliolina appena nata, cioè è una parola che evoca il senso di fratellanza, di comunione. Tra uomini, e detta in un ambiente, in un momento come quello tragico della guerra, in cui ci si uccide tutti i giorni, sembra quasi fuori luogo, ma è una parola di speranza, come un germoglio, una fogliolina appena nata, un qualcosa di estremamente quindi positivo, nell'aria spasimante, quindi proprio che è pesante, ansima quasi, è una rivolta involontaria, perché viene dall'inconscio, è come una involontaria protesta dell'uomo che sa di essere fragile, che sa che potrà morire domani. Fratelli, poeta ritorna di nuovo, ribadisce questa parola che è essenziale. Vedete che nella prima versione c'erano molte più parole, più versi, era più lunga, e c'era anche una similitudine che è stata tolta per rendere la poesia più immediata. Fratello, spiega qua, fratello, ci sarebbero due punti, non li ha messi perché è andato a capo, fratello, tremante parola nella notte, come una fogliolina appena nata, virgola, ci starebbe, saluto accorato nell'aria spasimante. Virgola, implorazione sussurrata di soccorso all'uomo presente alla sua fragilità. Vedete quante cose, quante espressioni ha tolto, e però la poesia, paradossalmente, perché si direbbe di no, ma invece togliendo, è diventata molto più potente. Basta parola tremante nella notte tra due spazi, foglia appena nata, basta questo, l'immagine della foglia, togliendo tutto il resto, e ci dà l'idea dell'importanza, ci fa pensare, ci fa soffermare ancora di più su questa parola pronunciata in quel preciso momento. Ecco quindi che qui possiamo fare qualche riflessione sulla parola pura, appunto, di Ungaretti. Nell'Allegria, Ungaretti realizza la ricerca di una parola poetica, pregnante, carica di senso, quindi meno parole ma più forti, più potenti. E ricorre dunque spesso all'analogia sulla scia dei simbolisti francesi, con uno stile poetico d'avanguardia che lo oppone dichiaratamente ad altre espressioni della poesia decadente italiana, quali D'Annunzio. Ecco, leggendo queste poche poesie che abbiamo finora visto, vi sarete sicuramente già resi conto della differenza che passa tra D'Annunzio e Ungaretti. Uno potremmo paragonarli a un vaso di fiori tutto decorato e pieno di appunto oro, foglioline, fiocchi, e l'altro invece ha un vasetto
vuoto con un solo scarno fiore, eventualmente, volendo fare un paragone, un'immagine per rendervi l'idea del diverso stile poetico, ma non ce n'è bisogno perché basta leggere i due autori per rendersi chiaramente conto di qual è la differenza, lo scarto tra i due. E lo sperimentalismo poetico di Ungaretti, lo ripeto, lo avvicina ai futuristi che aveva conosciuto in gioventù a Parigi. Tuttavia, la ricerca ungarettiana di una parola pura, essenziale, scabra ma ricca di significato, è l'opposto dell'idea futurista di accostare le parole quasi a caso per creare suoni.